tenere quello che uno deve dire. No, e non ma lo so. Assolutamente, io parlo di avere mi anche sento... rispetto. Ma ho rispetto. Che quando due persone sono qui al centro, ma come certo. ci sei stata tu? Ma io ce l'ho e come rispetto. Hai raccontato tu le tue emozioni? Lui. Mentre io ero con Federica, il signorino mandava i messaggi a Federica che ha dato cosa? Le scuse a lei ed ero cosa? Con lei, ho letto. Cosa? Cosa? No, no. Mi era sembrato strano il fatto che tu mi avessi scritto perché comunque, mi hai dato le scuse a lei, punto e basta. Comunque, no, guarda, sei proprio un pagliaccio. Non giustificherai, ma pagliaccio sei tu che non fai che finire lei. Qua a dire pagliaccio con sei tu, l'esclusiva perché lei, Valentina per è la numero uno ma... e poi vai a scrivere a Federica. Federica. Sarò arrogante, ma tu, figlio mio, mi hai superata proprio. Io sono arrogante, cioè, io sono qualcosa arrogante. Che io fa sono paura. Arrogante. Oh, vedo che gli dico le cose, ma non... Non ci siamo capiti? No, non ci siamo capiti. Vabbè, ma guarda Maria, ti dico sinceramente, io ho passato una settimana abbastanza bruttina, perché ho capito che stavo dando un messaggio sbagliato di me. Sta cosa mi emoziona perché non l'ho detto neanche mai ai miei genitori. In realtà io non so quello che vuoi fare tu. Io vorrei continuare a conoscerti perché a me piace, non so per quale motivo, ma mi piace. La domanda che voglio farti è: posso fidarmi di te?